qua con una nuova accensione. Come vedete oggi mi è arrivata una nuova SG. Ho provato a vedere un po' in giro, mi trovo così particolare, cosa di diverso. Beh, diverso tanto quanto, sono tutte quasi simili. Cosa ho acquistato? Oggi ho acquistato un SG della G&G Armament, un GR4G26. Questa è la nostra scatola quando arriva a casa, adesivo con il nostro marchio, diciamo il nostro, la nostra SG rappresentata, marchi e roba varia. E dietro, meno male, vediamo dove troviamo tutti il nostro marchio G&G in tutto il mondo. Vari pezzi optional e standard e i nostri gearbox. Aprendo la nostra scatoletta, noi troviamo istruzioni con spiegazioni sulla nostra SG, le varie novità e i vari pezzi, optional e pezzi standard che montano la nostra SG, come smontare e mettere gli optional in questa SG, lo smontaggio completo e la definizione del nuovo sistema di scaldamento che vi parlerò fra un po'. Allora, la nostra scatola comprende, intanto ho visto una cosa molto simpatica che ho visto, la nostra ASG, poi caricatore quota 50 con impugnatura o grip, come si chiamano voi, asta spinge pallino. Poi già purtroppo ci hanno messo le mani mio figlio e gli altri e davano, danno in questa scatola bandiera della G&G italiana, adesivo G&G Armament, danno anche una patch con relativo velcro che mi sarà sequestrata e carte da gioco della G&G con tutte le SG che loro producono. Batteria, carica batteria, come sempre opzionali. E adesso veniamo alla nostra SG. Allora, questa SG, come si può vedere o intuire, è completamente in ABS. Lo spegnifiamma ABS, questo colorato di nero perché viene in situazione rosso. Paramano tipo Similmove con slitta superiore e tacca di mira, possiamo dire flip up, ma anche tacca di mira che si trasforma in RIS. Tacca di mira posteriore, flip up regolabile, calcio marchiato G&G con paraguancia in spugna, sicura per il movimento, sblocchiamo la sicura e si muove come un calcio standard. Tramite questo tastino il nostro calcio ha una sede nascosta o portoggetti, noi premiamo e qui esce il nostro portoggetti. Abbastanza simpatico è la nuova leva di armamento, che come tutte le leve di armamento sono standard e piene. Questa, come vedete, è stata forata e svuotata. Questo SG comprende mirino laser anteriore, regolabile tramite l'interruttorino, torcia posta nella parte inferiore del nostro paramano, noi girandola azioneremo la torcia. Questi due oggetti vengono alimentati da batterie non incluse ACR 123. Poi, rimaniamo sempre sulla parte esterna, noi tirando il nostro laser, spingendo avanti il nostro paramano, accediamo il vano batterie. Questo è il nostro vano batterie. Diciamo che questo vano batterie è un po' scomodo. Perché è un po' scomodo? Perché ho provato con le mie 9-6 mini, ho dovuto tagliarle e inserirle. Qui consiglio batterie particolari o almeno che le classiche lipo. Per richiudere noi mettiamo in battuta qua dietro, tiriamo la lettina del laser, si abbassa il nostro paramano, spingiamo indietro, controllando che aggrappi bene, e il nostro paramano è chiuso. Allora, questa SG, come dicevo prima, è dotata di uno scanalamento. Scanalamento, come dicono qua, voi vedrete qua nelle vostre istruzioni, lo scanalamento lo chiamano New Blowback Pneumatic System. Da come ho capito, questo sistema non è più come i classici tramite una molla, ma avviene con la compressione del pistone. Cosa succede? Quando il pistone comprime l'aria, l'aria, oltre a essere incanalata nella canna per il pallino, viene incanalata nella parte superiore dove permette di muovere il sistema di scanalamento.
Oltre a questo, noi dopo che giochiamo, possiamo, tramite questo tastino che nelle molte repliche non è funzionante, premerlo e sentirete, diciamo, come scaricare le, qua posso dire, questo è veramente la scarica totale, come scaricare l'ingaggio al suo interno, non far sì che rimangano in tensione. Ogni volta che giocate voi prendete il tastino in fondo, adesso non più perché l'ho già scaricato, e scarica la tensione della molla degli ingranaggi. Questo è abbastanza simpatico come accessorio, anche se comunque sono optional. Questi vari diciamo, accessori optional che abbiamo in più sono comunque da tenere con un certo riguardo anche nello smontaggio. Perché? Perché nel montaggio dobbiamo fare attenzione al sistema di scanalamento, ai nostri vari optional che possono essere sottovalutati e essere guastati. Come dicevo, la nostra SG viene dato di un caricatore con grip in gomma per posizionare la nostra mano, marchiato anche esso G&G. Così questa non si vede la nostra replica. Posizionare la mano avanti e per avere un maggiore grip del mirare, da sparare. Questa SG, diversamente dalle altre G, quelle di basso livello, ha il suo marchio qui impresso, la vari loghi, e qui abbiamo il logo delle forze speciali, delle special force. Non sono loghi stampati, diciamo, non sono loghi impressi comunque nei gusci. Questa SG come qualità prezzo è davvero ottima, cosa circa 180 euro su dei buoni siti di software. L'ho provata già in game per testare veramente il suo funzionamento. È molto rigida, molto solida, molto compatta, anche perché questa è la classica versione CQB perché è abbastanza corta. La sua lunghezza aperta risulta quasi come un M4A1, se col calcio qui parliamo del M4A1. Buona raffica, buon tiro. Fate i test in campo, spara circa 16 palline al secondo, ha una potenza di 0,90, abbastanza regolare. Adesso a breve vorrei testare un Lipo 11-1. Parenti di testare perché ho molto paura delle Lipo. Va bene che io non sono uno che ha il dito pesante, però di conseguenza, avendo un 11-1, sforziamo molto molto le sue parti meccaniche, per cui vorrei provare se riusciamo con poco a migliorare. Eventualmente poi dovrò naturalmente cambiare ingranaggi e parti interne varie. Cosa dire, ragazzi? Secondo il mio parere questa SG è veramente bella, la consiglio a molti di voi. A breve vedete qualche customizzazione, perché standard a me piacciono ben poco, li metterò da qualche parte esterna e qualche parte interna per renderla unica, cioè renderla mia, diciamo. Questo è quanto, ragazzi. GR4, G26, GNG, come sempre, per la